A toccarla, comincia a fregare queste cose, ma certo che poi questa cosa ci scomparì, non c'è più bisogno di niente. Ed era sempre di moda, arrivando a Santa Rita era una cosa. Paolo, il primo diving marittimo com'è nato? Nacque da questo che ho fatto. Franco Torrente, che era il padrone di un bar e aveva anche in gestione la biglietteria della Siena. Allora io gli dissi: hai tre figli, fai tre cose, uno al bar, uno alla biglietteria e uno gli apre un diving, prendi una barca ed è il futuro dell'isola. E così lui fece, comprò la Marilou e da lì nacque tutto quello che era poi l'organizzazione che mano in mano migliorò. Abbiamo Punta Bassano, una parete che parte da 0 fino a 36 metri, che si può utilizzare per gli open, per l'advanced e anche per i tecnici. In quella parete troviamo già le gorgoni a 14 metri, è una cosa fantastica, una cosa che in tante immersioni del Mediterraneo non riesci a trovare. Poi abbiamo Calabianca, che è una secca a ovest da Marittimo, che troviamo di tutto, dal barracuda, che è un pesce che è arrivato dal Mar Rosso, al pappagallo, all'aquila di mare,
alle cernie alessandrine, che sono tutti pesci, questi qua, tutto pesce che è arrivato da parte del Mar Rosso. È un fondale particolare perché non sembra un fondale del Mediterraneo, ha una specie di alga sopra, non troviamo gorgonie, troviamo soltanto molto pesce. Poi abbiamo l'Orlata di San Simone. L'Orlata di San Simone è un'immersione stupenda, dove abbiamo rami di gorgonie gigantesche, di una bellezza unica. Ci sono dei canyon dove uno riesce a infilarsi dentro, passare, illuminare queste pareti che non riesce a mettere le mani. Proprio, guarda, una cosa fuori da ogni logica. Sappiamo di queste meravigliose grotte sommerse, ci racconti qualcosa, Paolo? Ma le grotte sommerse sono parecchie, la grotta delle Rose, la grotta della Perciata, ma quella più famosa è la grotta della Cattedrale, la cui paternità nella scoperta se la sono un po' giocata tra i vari personaggi che diciamo così si immergevano allora. Comunque quello che posso dire è che è un'immersione dove uno entra e
e nonostante le centinaia di volte che si entra è sempre ed è molto emozionante. Sulla destra c'è una specie di altare, sulla sinistra c'è sembra una nicchia di una chiesa, quindi bellissimo. Non è per niente pericoloso perché è enorme e anche a 60-70 metri uno si gira e vede la luce dell'uscita. Questa è la grotta della cattedrale, vengono anche dall'America per visitare questa grotta. È diciamo forse l'immersione più famosa del Mediterraneo.